Buongiorno, buonasera, dipende da quando vedrete questo video. Questo è il video più importante di sempre perché vi porto a vedere la mia casa. Venite con me. Allora raga, prima di iniziare questo tour io ci tenevo a dire due parole. Questo tour o il mostrarvi la mia casa non voglio che venga preso assolutamente come un mi vanto della mia nuova casa, no, perché io mi rendo conto che uno, mai mi sarei aspettata alla mia età di potermi permettere di comprarmi questo appartamento da sola e senza l'aiuto di nessuno. Due, sapete che io provengo da una famiglia umilissima, per me questa casa è tipo un sogno. Tutto questo non l'ho mai visto neanche lontanamente, quindi ci terrei che passasse il messaggio che non è un mi vanto, vi faccio vedere tutto quello che no, ma è un voglio mostrarvi cosa sono riuscita a prendere da sola. Cioè non so bene come dirlo, ma il mio non è un vantarmi, ma è un rendervi partecipe di tutto questo percorso. Per me questo, raga, è non un grande, ma neanche un grandissimo, è un traguardo veramente che mai avrei immaginato. E il mostrarvelo è perché è come se voi foste dei miei amici. Tipo ieri, appena sono entrata qua, ho mandato le foto a Giulia, mia mamma, alle persone mie più care, e il mostrarvelo è con lo stesso significato. Cioè voglio farvi vedere cosa sono riuscita a prendere, ma non con un è come se foste dei miei amici e voglio farvi vedere la mia nuova casa. Vabbè, non so, io spero che insomma passi una cosa positiva e non una cosa negativa. Ovviamente sono persone che mi seguono anche da più di 10 anni, quindi veramente hanno seguito tutto il mio percorso, da veramente non avere niente, lavorare a Sephora a 400 euro al mese, a piano piano mettere un tassello sopra un tassello sopra un tassello. Adesso non sono Kim Kardashian, neanche lontanamente, però quando ho preso questa casa ho detto ok, cosa faccio? Faccio un video, la faccio vedere, o sembro una deficiente che vuole vantarsi della casa? Perché io mi rendo conto che non tutti abbiamo le stesse possibilità, e io mi rendo conto di essere molto, non dico privilegiata, perché non arrivo da famiglia ricca e mai nessuno mi ha dato un euro, mai, io non ho mai chiesto un euro ai miei genitori per arrivare a questo punto, però allo stesso tempo mi rendo conto di essere fortunata. Quindi io spero che il messaggio che passi sia quello di è come se voi appunto foste dei miei amici, io voglio farvi vedere che sono felice per questa cosa che ho raggiunto, e spero che non passi il contrario, perché non mi appartiene, non voglio neanche che lontanamente mi appartenga. E detto questo, io non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Adesso iniziamo con il tour. Voi sapete quanto ci ho messo a cercare casa, circa 2 anni sono andata avanti, io praticamente ho visto le case di tutti a Padova, cioè io avrò visto penso più di 20 case, ma nessuna mi trasmetteva qualcosa. Ho visto case anche molto più grandi di queste, molto più lussuose e magari con lo stesso prezzo, ma secondo me quando qualcuno va a vedere una casa capisce questo concetto. Quando tu entri in una casa può essere anche una roba di lusso, ma se non ti trasmette che quella può essere casa tua, non conta niente. Cioè a un certo punto entri in una casa ed esci sorridente. Io quando sono entrata qua con Marco, l'abbiamo vista, siamo usciti, siamo saliti in macchina e ci siamo sorrisi. Abbiamo detto non ci è mai successa questa cosa, vuol dire che noi entrambi la sentiamo come se fosse già nostra. Abbiamo lottato, abbiamo fatto la nostra proposta, abbiamo lottato ancora, siamo arrivati a una conclusione e ora posso dirvi ufficialmente che questa è casa mia. Quindi niente raga, io basta, non parlo più, vi faccio il tour e ci vediamo alla fine con le vostre considerazioni. Ciao ciao! Allora, intanto inizierei con guardare il tappeto, che è qualcosa di pazzesco, me l'ha regalato ieri Giulia, perché sono entrata in questa casa ieri domenica, questo video uscirà mercoledì, quindi praticamente state entrando con me, quindi benvenuti! Allora, iniziamo a fare un piccolo tour della casa. Tutti quanti i mobili che vedete praticamente andranno via, perché la ragazza me l'ha lasciati finché mi adatto un attimo e trovo i mobili giusti. Però, quindi questo non sarà l'arredamento definitivo. Il pavimento è tutto in legno vero, infatti ci metterò circa 3 giorni a combinare qualche disastro. Qui è una zona dove pranzeremo. Dovrò capire che tavolo mettere, infatti se avete consigli su cosa potrei cambiare, cosa potrei fare meglio. E poi passiamo al pezzo forte, ovvero la cucina, che secondo me è pazzesca. Sono super emozionata perché farò un sacco di torte, quando vedrete sempre, cioè sempre, ogni tanto mi vedrete all'opera. Sapete quando ho tempo mi piace cucinare. Ha questo pianale, credo che si chiami in legno. Questo non so che materiale sia,
qui tutti gli scomparti contengono cose, adesso non c'è niente dentro ma poi andremo a riempirle e faremo anche qui un po' di video assieme in cui riempiamo le varie credenze, la spesa, tutto quanto. Qui invece c'è il frigo vuoto, c'è solo una tonica, una coca zero e acqua, bene. Queste, come dicevo, sono tutte credenze, ora sono tutte vuote, tranne forse è un po' piena questa, che è la più bella secondo me. Ha perfino il led all'interno. Che c'è? E qua andrà messo tipo il microonde, la macchina del caffè, qualcosa del genere. Poi passiamo di qua, c'è chiaramente il lavandino, il fornello. Il fornello è bellissimo perché ha la cappa che non è in alto ma è inserita all'interno. Cosa super bella e moderna, non l'avevo mai vista proprio. Poi passiamo al terrazzo che è, raga, una cosa meravigliosa. Qui abbiamo le scandaliere e questo è il terrazzo. Qui abbiamo un divano. Qua è tutto posticcio perché devo ancora fare niente, vi volevo portare dentro ancora che c'è poco, perché volevo consigli anche vostri su cosa fare o non fare. Qui secondo me sarebbe meraviglioso chiudere metà terrazza, chiamiamola terrazza, in realtà è come avere un giardino ma senza avere le rogne del giardino, e fare tipo quelle serre bioclimatiche, come si chiamano, vabbè, e quindi renderla più vivibile, però quello poi lo vedremo in un futuro. Comunque è molto grande. Uno dei motivi che mi ha convinto a comprare questa casa è la vista, cioè questo pensate che è il giardino del mio vicino, è tipo come avere un parco naturale ed è veramente meraviglioso, cioè io guardo e ho tutto verde, quindi è come avere il giardino ma senza avere il giardino, senza stare lì a fare quelle cose con le piante che io non sono capace e non voglio saperne niente. Ok, rientrando passiamo al salotto. Qui abbiamo questi due gradini che mi faranno cadere tante di quelle volte, quindi anche il signore sa, e questo divano che rimarrà, perché il divano è una delle cose che mi lascerà, che è meraviglioso, è veramente gigante. Qua ci stiamo a fare un sacco di pigiama party, io già mi vedo. Qua andrà tutto cambiato, perché io vorrei fare una di quelle pareti con la TV incassata, non ho idea di come farla. Se avete delle reference da mandarmi sono sempre utili, perché ho veramente poco tempo per arredarla prima che la ragazza chiaramente mi chieda i mobili. Penso che in uno o due mesetti io dovrò rifare tutto. Qui invece c'è un'altra terrazza, vi porto fuori. Bene, vediamo di rompere già la prima cosa. A casa mia mamma è tipo che le fai così e fanno pium! E senti uno di quei sciocchi allucinanti. Qui comunque c'è un'altra terrazzina, non so cosa faremo qua, probabilmente niente, stenderò le mie biancherie. Anche questa è una cosa che mi fa impazzire, questo specchio è gigante, è veramente meraviglioso, mi vedrete fare un sacco di selfie, questa sarà un'inquadratura che secondo me nelle storie vedrete sempre. Andiamo a vedere il primo bagno, questo è un po' il bagno di servizio ed ha questo mobiletto meraviglioso con il lavandino che viene fuori e il water. Questo è un po' il bagno degli ospiti, probabilmente l'acustica in questo bagno non è meravigliosa, però ricordate che si sente un po' in linea generale. E poi qui andiamo alla camera da letto, questa sarà la mia camera da letto. Non c'è ancora niente dentro, infatti questa è la camera che più non so come fare, cioè non lo so, non so neanche da dove partire. E anche qui c'è il bagno, quindi c'è il bagno in camera e qui c'è un mobiletto, bidet, water, la doccia. I bagni non sono molto grandi ma io preferivo avere l'open space del salotto. Poi, proseguendo, qui abbiamo uno sgabuzzino, sarà una sorta di lavanderia. Qui metteremo la lavatrice, l'asciugatrice. Io non ho mai avuto l'asciugatrice, come funziona? Me la consigliate, non me la consigliate? Per favore, se qualcuno ha già preso una casa, consigliatemi qualcosa perché non so dove sbattere la testa. Proseguendo, invece, abbiamo una delle stanze che mi mette più in difficoltà, perché questa dovrebbe essere la cabina armadio. Però capite bene che probabilmente qui non mi stanno nemmeno le scarpe che mi invia Quantico, quindi sono veramente in difficoltà, non so cosa fare. Tenendo conto che qui abiteremo io e il mio fidanzato, è tanto piccola, raga. Magari dal video potrà sembrare anche più grande, non lo so come sta rendendo, però raga, cioè, è piccola, è molto piccola. Quindi appunto non lo so, perché qui c'è un'altra stanza, perché la ragazza che mi ha venduto la casa aveva la passione per il make-up, cioè è assurdo, e lei aveva quindi la sua stanza make-up. Aveva fatto questo mobile, che è tipo il mobile dei sogni, e aveva tutto un sacco di make-up. Quando sono venuta a vedere la casa ho detto,
oh mio Dio, tutte le cose di Nabla, di Murak, non aveva niente di mio, ma ho rimediato perché gli ho dato tutto. E quindi è da capire un attimo come trasformare questa stanza, perché ripeto, questo mobile andrà via. Anche qui c'è una finestra che punta sempre sulla villa del vicino. Questo vicino devo conoscerlo perché ha una piscina fantastica. Mentre questa è l'ultima stanza, anche questo andrà via. Qui c'è anche un altro bagnetto, sempre con doccia, quindi in totale ho due docce. Tutto in legno, perché la ragazza che abitava qua amava il legno, perché veramente sono un sacco di dettagli in legno, perfino tutti i portasapone sono in legno. Anche qui c'è una finestrona e un'altra terrazza, che è quello che collega questa camera alla camera da letto. Qui la vista è un po' meno bella, ma non se ne fregano tazze. Quindi raga, uno dei dubbi che ho è, adesso ho queste due stanze, questa che avete visto e quella che prima lei usava per il make up, e non so cosa fare, perché una chiaramente sarà la stanza di un futuro arrivo, dice così, vabbè, di un pargolo che magari in un futuro potrebbe arrivare, e l'altra mi manca una cabina armadio, perché quella lì raga è piccola, fidatevi, non ce la faccio a gestirla, e poi mi servirebbe una camera per il make up, ma non ho tutte queste camere, quindi se avete consigli su come organizzare la cosa io vi ringrazio, perché veramente ho poco tempo e non so come organizzare tutto questo. E niente raga, io non so come si fanno questi tour, cioè andava bene così, mi sembrava bene come video, se lo volete un po' più dettagliato. Questa comunque è la parte che io più vivrò. Io quando ho visto questa casa mi sono veramente innamorata del terrazzo e dell'open space che c'era qua, perché purtroppo io avevo un budget in testa e pensavo di potermi comprare una bifamiliare con quel budget, ma chi è giovane come me e ha visto un po' di prezzi in giro avrà capito che la situazione delle case è molto 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 critica. Qui devo ringraziare che la ragazza che c'era prima l'ha arredato e ha tolto dei muri, perché in realtà la casa non nasceva proprio così, è per questo che c'è questo open space gigante, perché penso che lei abbia rinunciato ad una stanza per avere questa cosa così grande, però secondo me è meravigliosa. Cioè, qui mi vedrete fare un sacco di storie, un sacco di haul, outfit, faremo un sacco di cose qua dentro, cioè questo sarà quello che vedrete da oggi alla fine dei miei giorni. Amen. E niente raga, io non so più cosa dire, quindi vi mando un bacione enorme, vi aspetto nei commenti perché voglio leggervi tutti quanti i vostri consigli, le vostre considerazioni, vi piace, non vi piace, e non vedo l'ora, sono super emozionata, quindi perdonatemi se questo video non è meraviglioso, sto andando veloce come un razzo perché veramente non so, è un po' strano tutto questo. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.